come sempre, iniziamo a pianificare con una copertina del mese, che nel mio caso è una ghirlanda con fiori di pesco. Per crearla, dopo aver fatto uno schizzo a matita, ripassiamo il disegno con penne colorate. Coloriamo con matite colorate. Al centro scriviamo il nome del mese dentro un banner. Mentre in basso inseriamo un piccolo calendario per avere la visione generale. Sulla pagina successiva creiamo un calendario più grande. Dove potremo inserire anche piccoli simboli per le giornate importanti. Partiamo quindi dal titolo, la visione generale del mese, sempre dentro un banner e decorato con fiori di pesco. In basso, appunto, la griglia del mese. E altre decorazioni. Sulla pagina accanto inseriamo una tabella di monitoraggio del clima. In questo modo, per ogni giorno, potremo segnare che tipo di giornata c'è stata, con un piccolo disegno. Più in basso creiamo la lista con le 10 cose più importanti da fare durante il mese. Giriamo pagina e usiamo un timbro come questo per tenere sempre sott'occhio la visione generale del mese. Coloriamo a matita la settimana corrente, mentre poi dividiamo la pagina in fasce, che saranno gli spazi dove ogni giorno potremo pianificare le cose da fare e ricordare. Su ogni fascia scriviamo il giorno della settimana e il numero.
Ripetiamo queste pagine per tutte le settimane del mese. Ed ecco il nostro bullet per aprile.